Andare a vela è uno sport totalmente sinergico con la natura, ma la strumentazione di bordo può fare la differenza. E voi siete sicuri di saperla sfruttare al massimo? Beh, oggi vi spiego io come fare. Innanzitutto, a bordo bisogna avere uno strumento multifunzione. Io oggi in studio ho un Axiom 2 Pro di Raymarine, ma quello che vi sto per spiegare funziona con tutti i display della famiglia Axiom. Come già abbiamo visto in altre puntate, in fase di configurazione si possono creare account dedicati anche alla vela, con all'interno dati utili a questo sport. Ma per ottimizzare l'attendibilità dei dati dello strumento, un armatore o il suo comandante avrebbe dovuto inserire manualmente le polari, ovvero i dati specifici dell'imbarcazione sulla quale lo strumento è installato. Capite bene che i crocieristi o i velisti meno esperti o tecnici non mettono mai le polari all'interno della loro elettronica di bordo e quindi ricevono dai loro strumenti dei dati un po' approssimativi. Ma da oggi le cose cambiano perché Raymarine, in collaborazione con moltissimi cantieri di tutto il mondo, hanno creato una libreria di polari, ovvero di dati specifici di ogni imbarcazione, in continuo aggiornamento. Andiamo su Impostazioni, Dettagli barca, e qua subito possiamo scegliere la tipologia della barca, Boat Type. In questo caso abbiamo già preselezionato barca vela, ma possiamo anche scegliere barca da regata o catamarano, dipende dalla reale tipologia della barca che avete. Scelta la tipologia, possiamo andare ad abilitare le polari e cercare un cantiere specifico, guardate quanti cantieri ci sono già, e un modello specifico, come per esempio Dijano, guardate quanti modelli ci sono. In questo momento lo strumento impara istantaneamente quelle che sono le possibilità tecniche reali dell'imbarcazione e quindi comunica i dati di prestazioni reali. Mettendo un waypoint, ecco qua, lo strumento mi calcola e mi mostra sulla carta quelle che sono le ley line. E in più con un'aggiunta di una ipotetica oscillazione del vento derivata da una registrazione a breve termine di quelle che sono le condizioni istantanee in quel momento. Tra i tanti dati che sono riportati sullo schermo multifunzione ce n'è uno in particolare molto interessante. È prestazioni polari ed è espresso con una percentuale. Questa percentuale è il rapporto tra le prestazioni reali dell'imbarcazione e quelle teoriche e mi fa capire, principalmente, se sto andando bene o male, se le prestazioni della mia barca sono maggiori rispetto a quelle ipotetiche dichiarate dal cantiere o minori. Insomma, se prima impostare la strumentazione di bordo era un lavoro da ingegneri, ora non ci sono più scuse. Più facile di così,